Sta musica già mi sta mettendo nervoso. Ma che fai? Mi spegni pure la radio? Cioè, per una volta che sto pronta a rilassarmi, perché ti avverto che io già sono nervosa, già sono stressata. Mamma mia. Tanto per cambiare. Vedi, poi uno dice che non mi devo innervosire, guarda sto deficiente qua davanti. Oh, acceleri o t'accosti. Allora. Amo, che stai a fare? Oh, lascia fare, che diavolo, sempre che si intromette. Allora. Amo, è una macchina ferma. Tutto lui, sta arrivato Schumacher, è arrivato. Ma perché mi devi prendere per il culo? Vabbè, ti sto dicendo che è parcheggiata. Sì, ma sì, c'è un ubriaco dentro. Ok, sì, a posto, risolto. Madonna, che manovra, grandissima. Quasi vomito il pecorino. Vabbè, guarda, dove cazzo siamo finiti? Siamo a Mordor, siamo. Guarda, ci manca solo che mi attraversa la strada Frodo con tutta la compagnia dell'anello. Grazie, Ma grazie che cosa? L'hai presa tu questa strada? Sì, ma non eri tu quello che c'era il navigatore qua dentro? Che a te Giuliacci ti faceva un baffo? A parte che Giuliacci è quello che faceva le previsioni meteo, ti ricordi? Quello che faceva buonasera. Vabbè, e poi comunque la strada principale io la sapevo. Sei tu che hai preso questa scorcia troia solamente per risparmiare strada, minuti e benzina. Che quanto avremmo risparmiato? 200 ml di benzina? Madonna mia, possiamo comprarci una busta di zucchero. Ho questo pazzo qua dietro, mamma mia, mette un'ansia, mi mette. Ma chi, Balù? Sì, guarda, inquietante, Gesù. Oh, con Balù no, Lascialo in pace, inquietante è una sega. Voleva fare un giro e l'ho portato con noi, da solo, certo. In casa che fa? Certo, mi copre tutta la visuale dietro, portiamolo in giro, no? Ma che visuale, mo, che vede dietro? Ci stanno solamente cespugli e lupi che trombano. Ma dove? Ma cosa? Cosa? Vabbè, ma piuttosto un attimo rallenta che guardiamo sul navigatore. Che navigatore? Su che cellulare lo guardiamo? Che l'abbiamo lasciato tutti e due a casa perché tanto stiamo fuori soltanto 5 minuti. Non vedi che sono uscita pure in vestaglia? Che diamine, perché tanto dobbiamo uscire soltanto pochi minuti. No, è un'ora che siamo persi nella foresta di Sherwood. Guarda che comunque io non parlo così. Sì, vabbè. E ad ogni modo, piuttosto che sbrettare come una pecora nana, chiediamo a qualcuno in giro, no? Magari sa dove siamo. A chi chiediamo? A chi? Alla puzzola che sta cagando dentro quell'albero o al barbone che è lì? Ma su! Vabbè, ma il barbone magari può dirci dove siamo. Ma non vedi che è svenuto? È incosciente? Secondo te ti sa rispondere? Ma per favore, dai! Vabbè, lo svegliamo un attimo. Comunque, sì. Facciamo una roba, dai, guido io che ti risolvo qua la situazione. Fammi scendere. Perché, scusami? Oh. Perché dovresti guidare tu? Perché adesso io non saprei guidare, no? Visto che c'è questa grande convinzione che le donne non sanno guidare, no? Bel maschilista di merda che sei, proprio questo da te non me l'aspettavo, eh? Oh, maschilista io, meno! Io segno tutto, segna, eh? Amore, io segno perché tutto. Io so bene come funziona il meccanismo qua della macchina. Sì, lui sa bene. Allora, visto che ci tieni così tanto, accomodati, perché tanto io già mi sono rotta le palle. Sempre stiamo qua a cincischiare. No! Che c'è adesso? Che c'è? Minchia, ho pestato una merda gigante. Cazzo, c'è il tirannosauri qua? Ho ficcato il piede in un panettone di merda. Madre mia, non ti azzardare di entrare nella macchina con quella scarpa sporca di merda, eh? Vedi il modo di pulirtela. Ma dove mi pulisco? Non c'è niente qua. Che ne so, trova il modo, struscia la suola contro un albero. Che cavolo, ti devo dire sempre tutto io. Madre mia, ho 4 lauree in giurisprudenza e sono capitato così. Arrivo, eh? Sei. Oh, mi passi il volante per piacere? Grazie. Madonna mia, che puzza! Ma non cominciare con la puzza, basta il finestrino e buonanotte! Palle! A che adesso, camera sì. Gas! Ma non senti il tanfo? Amore, non è che ho fatto una flatulenza, Pure tu c'hai il naso, che cavolo! Hai capito, ma meno male che non me lo soffio. Dunque, qua, che dobbiamo fare? Vediamo un po', genio, dove andiamo a parare, visto che adesso stai guidando tu. Amo, allora, sono appena salito, un attimo che faccio tutta la situazione. Sì. Dunque, io tornerei indietro, andiamo a vedere se troviamo la statale dove ci siamo imbucati qua. Ma scusa tanto, no?
Perché tornare indietro quando possiamo andare avanti e vedere se troviamo un posto abitato da esseri umani capaci di saperci dire dove ci troviamo? Scusa, un pochettino di logica, no? Come immaginavo, la mia idea non è stata manco presa in considerazione per un millesimo di secondo. Mamma mia, conto meno di uno zerbino. Andiamo avanti? Sì. Andiamo avanti. Oh, ferma! Che è successo? Che lì c'è qualcuno, dai, così magari chiediamo. Ah, ok. Sarebbe pure ora. Scusi, buon uomo? Amore, è una donna. Ah, mi hanno ingannato un po' i baffi. Salve, è una donna di campagna, cosa ti aspetti? Scusa. Scusi, signora, sa per caso dirci dove siamo? Amo, la signora non risponde. Sorry, where are we? Magari inglese. Madre mia. Perdón, ¿puede decirnos dónde está el pueblo más cercano? Por favor. Anco spagnolo, non vedo niente. Ma questa non capisce, ritardata, dai. No, non offendere, che non ci aiuta, era okay. Bella signora. Ripartiamo da capo. Salve, bella signora. Bella. Beh, ciao, meravigliosa creatura. Boh, adesso non esagerare però, eh. Ascolta, catorcio umano, sai dove cazzo siamo? Che un'ora che giriamo qua per la fauna? Oh, guarda, sta tirando qualcosa fuori dalla tasca, cos'è? Ma mo cazzo, una pistola! Oh, no! Oh mio Dio! Ma che cazzo è successo? Oh, oddio, non lo so, comunque, non lo so. Comunque, hai notato l'accelerata che ho fatto? Te la rifaccio! Effetti sonori. Guarda dove siamo. Ah, mo cazzo, è la strada dietro casa. Oh, che culo. Vedi la logica femminile, che avevo ragione, che dovevamo andare avanti invece di tornare indietro. Tu volevi andare indietro. No, per una volta che azzecchi una, non è che adesso sei un tom tom umano. Vabbè, in ogni caso. Ma che cazzo era quella lì? Che ne so, ma hai visto che baffi che c'aveva? Mamma mia, schifo. Madre mia. Oddio. Amo. E se fosse... Cosa? Una pazza assassina! Mamma mia, mamma, è spaventato! Oddio! Ma che pazza Oddio, assassina? No. E se volesse acchiapparci, farci a pezzettini e darci in pasto le sue bestie? Ma quali bestie, mo? Oddio, mo, che cosa facciamo? Niente, io direi. Comunque non penso che abbia preso il numero di targa, che è? Ma dove arriva? Oh mio Dio, mo, siamo... Sempre se sa leggere, dico! Oddio! Siamo sulla sua lista nera, mo! Ci troverà, ci deruberà, ci squarterà! Dopo averti violentato, ovviamente. Amo, ma perché mi devi violentare proprio a me? Non ho capito! Perché è questo che fanno i pazzi assassini! Hai mai visto Criminal Minds? Amo, non dire stupidate! Semplicemente stava nel suo habitat naturale, tra muschi, licheni e patate, e ha visto semplicemente una macchina, uno strumento di tecnologia avanzatissima, e non era abituata, si è spaventata e si è difesa come poteva. Come un barbaro, veramente, io non capisco sta gente. Uffa, vabbè, dai. Facciamo che per adesso non ci pensiamo, eh. Però se ci dovesse trovare, io non ti conosco. Grazie, Ti amo anch'io. E comunque, adesso che ci penso, tanto per cambiare tutto questo, cioè noi abbiamo rischiato la nostra vita, per che cosa? Per andare a comprare le sigarette. Vedi che te lo dico sempre che fumare fa male? Ma che c'entra il fumo con un baffo rosso sema? Mo, a me che è una squilibrata. E comunque, grazie a te per aver preso quella scorciatroia. Ci siamo imbucati nella via per Narnia. Comunque, mai più scorciatoie, infatti. Mai più. Grazie, tu che hai suggerito sto piano idiota, deficiente. Vabbè, in ogni caso, comunque, questa sera in casa chiudiamo tutto, che certo. Non si può mai sapere. Certo, se arriva quel mostro. Che cazzo. Oh, che si è fatta una certa! Dai, parcheggia, fermati. No, sono parcheggiato da un quarto d'ora. Ah, ok, allora a posto, dai, muoviti, che mi comincia a c'è posta per te, dai. Arrivo, Madre mia. Che serata mi aspetta, non so, è meglio De Filippi o torna a farmi stuprare da... quel mostro, socia di Cannavacciuola, tra l'altro. Andiamo.